no, il 17 febbraio del 92, quando Mario Chiesa era arrestato, non era il primo amministratore che veniva beccato con le mani nel sacco, no? Perché in quel momento è stato possibile che si svelasse il sistema della... Posso dire almeno la domanda della dazione ambientale? Perché in quel momento sì e prima no? Perché lei nel libro si occupa anche di questo. Cominci tu o comincio io? La stessa. Allora, abbiamo opinioni diverse. Comincio dall'opinione di Davigo. Praticamente secondo me è perché ha capito il muro di Berlino. Secondo me è perché ha caduto il muro di Berlino, che ha, non ha distrutto gli equilibri di potere che esistevano prima, li ha scompaginati un pochino. Io lo dico facendo riferimento anche a mie esperienze precedenti. Nel 1981, il 17 di marzo, mi è capitato di scoprire insieme a Giuliano Turone le liste della P2, i documenti della P2. Beh, io sono convinto, posso dire solo che se le carte fossero rimaste a Milano, sarebbe emersa allora Tangentopoli. Invece nel giro di 6 mesi la Corte di Cassazione, io credo con la buona inquietante celerità, con una gran celerità, non so se era inquietante, quando funziona la giustizia, funziona è inquietante, non lo so, magari sì, magari no, non si sa. Beh, ha portato tutto a Roma e si è perso il significativo, si è perso. Mi è successo così per i fondi neri dell'IRI, la stessa procedura, uguale precisa identica. Beh, cade il muro di Berlino. L'Italia era un paese di confine, no? Tra il blocco occidentale, orientale e il resto del mondo, e c'è un po' di scompaginamento. E questo scompaginamento ha permesso, quella volta lì, e per quel che mi risulta, solo quella volta lì, di proseguire da un caso unico e scoprire il sistema della corruzione. E si è aperta una finestra che poi progressivamente si è richiusa. Si è richiusa perché questi blocchi si sono restaurati e adesso è difficile, forse, tanto quanto prima, investigare in certi cassetti. Secondo Piercamillo Davigo invece, prego. Secondo me la ragione è essenziale, quello che dice Colombo è rilevante per la seconda parte, cioè per gli ostacoli che possono essere frapposti dal mondo politico alle indagini, ma lo sviluppo delle indagini, che è antecedente agli ostacoli che possono essere frapposti ad essi, è derivato dal fatto che hanno finito i soldi. Se tutti gli anni è possibile fare una torta più grande, anche se aumentano i commensali, anche se litigano tra di loro, troveranno alla fine un'intesa. Se invece crolla la spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi, per cui la torta ogni anno diventa più piccola, ci sono più commensali, intanto litigano sul fare le fette. In secondo luogo, gli imprenditori, che fino a quel momento hanno pagato tranquillamente perché tanto traslavano il costo della tangente sulla pubblica amministrazione, cominciano a sentirsi concussi. Sul numero qualcuno che denuncia c'è e cominciano le indagini. Questa è la questione. Poi certo che la minore tenuta complessiva del sistema politico per il mescolamento che c'è stato non ha consentito di opporre le resistenze che opponevano in altre occasioni. Certo che la minore sensibilità dei singoli appartenenti ai partiti rispetto al loro partito ha giocato un ruolo. Io ricordo una volta, c'era quella trasmissione Milano-Italia, mi pare, avevamo appena arrestato il segretario cittadino dell'allora PDS e hanno intervistato un volontario di quel partito che andava al Festival dell'Unità. E io sono rimasto impressionato dal fatto che questo ha detto più o meno così: sono 30 anni che vado a girare le salamelle sulla griglia al Festival dell'Unità. Adesso vengo a sapere che mentre io giravo le salamelle sulla griglia, i miei capi rubavano. Devono andare tutti in galera. Ecco, fino a quando c'erano due blocchi contrapposti con le armi al piede, nessuno sarebbe uscito a dire questo. Questo certamente conta, ma non è la causa prima. È la mancanza di ostacoli allo sviluppo delle indagini, che però è innescato dal fatto che i corrotti litigano tra di loro e soprattutto che, non potendo aumentare le risorse destinate alla corruzione, il sistema si imballa. Questo è il punto di vista che secondo me ha innescato questa cosa. E contato anche, lei si è preso tra gli strali più Leonardo il comunista della toga rossa, assoldato dalla CIA, anche tutta questa campagna di diffamazione ha contato che
Sì, certamente, perché poi non tanto le questioni personali, perché sono francamente un po' ridicole, uno non può essere tutto il contrario di tutto, secondo chi prendi ti dicono che sei del colore opposto. Però sono entrate nell'immaginario collettivo una serie di scemenze che vengono ripetute da anni, a furia di sentirsele ripetere le persone pensano che abbiano qualche fondamento. Ne faccio una piccola antologia. Tutte le volte che qualcuno viene preso, la prima dichiarazione che fa è grave violazione del segreto istruttorio. Ora, a parte il segreto istruttorio non c'è più da 22 anni, che le notizie che di solito sono pubblicate non sono segrete, c'è il divieto di pubblicazione che è un'altra cosa, però... ma davvero, se domani un giornale scrive da vivo un ladro, io posso dire grave violazione del segreto? Eppure questa roba qui ormai è entrata nell'immaginario collettivo. A uno dicono, è un ladro, e lui dice grave violazione del segreto. Sono un ladro ma non si deve sapere. Perché questa è l'idea che si è diffusa. Seconda questione. E gli altri rubano anche gli altri. E anche questo è entrato un po' nel pensiero. Può dire quella cosa di Craxi, bellissima, che ridono tutti, piace sempre. Quando venne arrestato Mario Chiesa, no, questo riguarda sempre, lo sapevano tutti, adesso ci arriviamo. Sì. No, dice rubano anche gli altri. Rubano anche gli altri. Noi prendiamo circa il 3% dei ladri d'auto. Io un ladro d'auto che all'inizio del processo dica, ma perché processate me con tutti quelli che rubano le macchine? Io direi, ma qualcuno deve proprio cominciare, abbiamo preso lei, se puoi portarci l'elenco dei suoi colleghi, saremo anche loro. A nessuno viene in mente di difendersi così, i politici abitualmente si difendono così. Terza cosa, lo sapevano tutti dove era prima la magistratura, questa è una cosa che mi fa invelenire. Prima di tutto non è vero che lo sapevano tutti. Quando venne arrestato Chiesa, Craxi disse, si tratta di un isolato marinaro. In 50 anni in questa città nessun amministratore del mio partito è stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione. Non è che sono buttati tutti per terra da ridere quando ha detto così. Quindi non lo sapevano. Nessuno si immaginava, neanche noi ci immaginavamo che fosse una roba di questo genere. Così diffusa con queste... Pensavate di cavarmela così? Sì, o meno. Sapevo che era un guaio, ma non immaginavo che fosse un guaio così grosso. L'altra cosa è, prima dov'era la magistratura? Ma questa è veramente una scemenza. Io vorrei sapere, ma se dicessi, ma come mai Falcone e Borsellino hanno preso i mafiosi nell'84? Perché non li hanno presi nel 78 o nel 79? Diciamo, ma sei scemo. Ma scusa, perché nell'84 sapevano, avevano le prove, che non, di cose che non sapevano, di cui non avevano le prove, nel 76. Se tu lo sapevi, glielo andavi a dire, ti pentivi, perché per saperlo dovevi essere entrato in una cosa nota, ti pentivi, andavi a glielo dicevi, li prendevano prima. Buscetta è arrivato nell'84, non è arrivato nell'83, non è arrivato prima. E ultima cosa, la colorazione politica del giudice. Questa è veramente una scemenza colossale, perché a me capita di parlare con persone normali che non hanno un particolare attivismo politico, interessi politici, che magari hanno una causa e mi chiedono, ma come la pensa politicamente il giudice? E quando io gli dico, ma questo ne importa? Mi guardano come se fossi scemo. E gli dico, ma scusa un po', ma se ti devi fare operare? Infatti, se ti devi perché avete i calzini blu, se li avevate azzurri era già matto. Dicevo, se ti devi far operare, ti chiedi perché partito vota il chirurgo, ma perché pensi che se non voti per il suo partito ti faccia morire? Ma sei scemo. Ma come puoi pensare una cosa? Ma vuol dire? Per ragionare così, vuol dire che tu saresti disposto a fare. Al mio paese si dice, ma i ladri che penso che ti uscirò, solo i ladri pensano che tutti rubino. E credo che per dire queste cose sia così, ma quando andavo a catechismo mi avevano insegnato una roba facile, 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 che se l'hanno insegnata a me dovrebbero averla insegnata a tutti, e forse io me la ricordo, gli altri no. La validità del sacramento non dipende dal fatto che il ministro sia degno. Se il sacerdote ha detto messa secondo il messale romano con l'intenzione della Chiesa, la comunione vale anche se il prete è la fidanzata. Allora il problema non è di vedere se il prete è la fidanzata, ma di vedere come ha detto messa. Questa è la questione, ma queste robe ovvie sono state completamente dimenticate. Quando si discute di qualunque vicenda processuale, si discute del colore politico del magistrato, più delle volte è tutto inventato, e non di come è stato fatto il processo, di quali sono le prove. Sentite mai discutere di quali sono le prove? In qualunque vicenda processuale? No, nessuno ne parla mai, anche perché se ne discutono poi si sa quali sono le prove, la gente dice, ma cosa fa quello lì ancora in giro da solo invece di mettere il carabinieri con il nostro? Questo è il... Perché c'è stata effettivamente una campagna di delegittimazione, di oltraggio, no, negli ultimi anni. E quindi volevo parlare un momento anche del ruolo dei media, perché credo che questo abbia
abbia un'importanza, soprattutto nella percezione delle persone. Sì, io volevo tornare un attimino, perché sono d'accordo con Piercamino su tutto, però devo dire che in ordine alla mancata scoperta di quello che stava nei cassetti, ai piani elevati, beh, io credo che abbia una responsabilità anche la magistratura, la quale sta facendo ancora un percorso lungo e difficile per arrivare a una effettiva indipendenza da parte di tutti. È anche comprensibile questo, quando è stata proclamata la Repubblica, quando è entrata in vigore la Costituzione, quasi tutti i magistrati erano persone che avevano fatto i magistrati con il fascismo, che si erano educate a quel modo di fare il magistrato, no? E l'indipendenza era una cosa della quale sicuramente ci si riempiva anche la bocca, però che non corrispondeva molto alla realtà. E noi ci siamo trascinati dietro questa idea che in certi cassetti non si guarda. Tant'è vero che per anni e anni e anni in certi cassetti non si è guardato. E quando per caso qualcuno ha guardato in qualche cassetto, è successo il finimondo. È successo il finimondo nel senso che quantomeno i processi non sono arrivati alla fine, si sono spersi. Credo che sia successo così per lo scandalo dei petroli, è successo così per le indagini di Carlo Palermo. Falcone e Borsellino, io credo proprio che glielo dobbiamo, hanno introdotto nei processi di mafia dei metodi scientifici che prima erano assolutamente ignorati. Sono riusciti perché erano fortemente indipendenti dal pensiero collettivo e perché erano anche notevolmente capaci. Insomma, Falcone andava a vedere degli elementi obiettivi incontrovertibili, no? persino attraverso le bollette della luce. E quindi sotto questo profilo io condivido tutto quello che ha detto Piercamino. Volevo soltanto fare una piccola chiosa a questo aspetto del come mai prima non si scopriva perché il sistema collettivo, il modo di pensare collettivo era un modo di pensare, ma come dicevo prima, più pre-Costituzione che non dopo Costituzione. E io credo, spero che ci sia una maturazione continua attraverso la quale la magistratura nel suo complesso finalmente riesca a avere un senso forte della sua indipendenza, che sicuramente oggi ha molto di più di 30-40 anni fa. Ha ragione. Guardate, in una democrazia i media hanno un ruolo fondamentale perché il presupposto della democrazia è l'informazione. Se l'informazione non è corretta, oggi si può andare a cercarla, però si fa una grandissima fatica. Oggi noi siamo in condizioni incredibilmente migliori di 100 anni fa, per dire, quando metà o 2/3 della popolazione italiana era analfabeta o analfabeta di ritorno. Oggi analfabeti del tutto ce ne sono pochi, pochissimi. Di ritorno ce n'è un po' di più, però ancora la cifra è limitata, cioè chiunque di noi può andare a cercarsi le notizie. Però è difficile. E io credo che i media, nel loro complesso, primo è scomparso completamente il giornalismo d'inchiesta, o quasi completamente, raro, rarissimo che si fanno per davvero delle inchieste giornalistiche. Mi sento una volta il nostro giornale. Appunto, ho detto quasi, però cioè, non credo che il fatto rappresenti il trend complessivo del. È quasi scomparso del tutto, o quasi, il giornalismo d'inchiesta. È raro, non c'è, ma è raro, rarissimo. In secondo luogo, poi il giornalismo d'inchiesta, quando c'è, non sempre è molto lento, no? Perché sono altri parametri, anche magari sbagliando delle volte, sono altri parametri che usano gli editori per
scegliere la linea del giornale, la linea della rete televisiva e via dicendo. E per seconda cosa, io noto nel nostro paese una forte, ma generale, scarsità di indipendenza, di indipendenza di pensiero. È come se qui si avesse sempre bisogno della mamma, anche quando la mamma non vuole nemmeno avere figli piccoli. Per cui delle volte si è addirittura più realisti del re. E quando non si è più realisti del re è perché non si è capace di essere indipendenti. È possibile che oggi il giudice del lavoro ha respinto il ricorso dell'ex direttore del TG1 Minzolini, che voleva essere reintegrato. Minzolini però è stato sospeso perché è indagato perché con 60.000 euro della carta di credito della RAI è andato a Marrakesh, a Cortina, bellissimi posti, Capri, buon gusto. Però prima di questo, un giorno di un anno e mezzo fa, aveva fatto uno dei suoi epici editoriali in prima serata, nell'edizione della sera del TG1, sostenendo che l'avvocato Mies era stato assolto perché, siccome era stato prescritto, era un sinonimo. Ora, io credo che solo in Italia questo sia passato sotto silenzio, sostanzialmente, no? Non è successo niente. Io credo che in qualunque altro paese, cioè se era la BBC, non trovava più neanche la scrivania quando usciva dalla lettura del giornale, o no? Sì, anche se, però tra un po' farò una precisazione, diciamo che all'estero c'è una reattività maggiore in generale per i comportamenti riprovevoli. Quando questi comportamenti emergono, di solito vengono richieste le dimissioni. Ne ha fatto cenno prima Gerardo Colombo a proposito del Presidente della Repubblica Federale di Germania, però c'è una precisazione da fare. Io ho un po' la sensazione che i comportamenti all'estero siano più diffusi di quanto emergono, e siccome ne emergono pochi funziona la ipocrisia. D'Arnolfo Foucault diceva: l'ipocrisia è l'omaggio che il vizio rende alla virtù. Allora vuol dire che quando qualcuno viene preso gli dicono: fatti da parte. È un pochettino come nell'ambito del clero, no? Misi caste, salta il cante. Se non riesci a essere casto, sia meno canto, però se ti prendono, ragazzo mio, ti fai da parte. Da noi era così. Beh, però mi ricordo quando venne condannato Tanassi, che era ministro della difesa per lo scandalo Lockheed, tutti pretesero che ovviamente si facesse da parte, tant'è che lui dichiarò al telegiornale, io ero giovane, non capivo, non genere, disse: è un delitto politico. Non capivo perché mi sono rimatto, cioè come vuol dire un delitto politico? Poi certo, probabilmente lui sapeva che anche gli altri facevano le cose che faceva lui, allora si è seccato di essere l'unico che era stato preso. Il risultato più duraturo di Mani Pulite è stato squarciare dell'ipocrisia. Però il risultato finale qual è stato? Che non hanno smesso di rubare, hanno smesso di vergognarsi. E lo stesso vale per i mezzi di informazione di fronte a conclamate falsità. Ma non si vergognano più nessuno, perché giustamente si diceva: ma insomma, è possibile mai che uno gabelli una prescrizione per una soluzione? Io faccio una domanda ulteriore: ma è possibile mai che con una norma come l'articolo 54 della Costituzione, che dice che coloro a cui sono affidate pubbliche funzioni devono adempiere ad esse con disciplina d'onore, uno possa prendere la prescrizione e continuare a fare politica?